Rallenta ma non si ferma la corsa del Lecce verso posizioni più tranquille di classifica. La capolista Ancona dimostra di aver imparato la lezione dopo aver rischiato di andare in vantaggio nei primi minuti, cerca di limitare al massimo i pericoli che un Lecce in buona forma porta verso la sua area. E così, dopo aver colpito una traversa con Mazzarano a metà del primo tempo, i marchigiani sono costretti a subire il ritorno del Lecce, che riesce ad aggiustare le marcature al centrocampo, dove Aleinikov dirige il gioco con molto acume. Moriero, il più in forma tra gli attaccanti leccesi, procura non pochi brividi alla porta difesa danista, che si supera in un paio di occasioni per fermarlo, ma si sente che nel Lecce manca un valido elemento capace di concretizzare il volume di gioco che da qualche giornata i giallorossi hanno ripreso a macinare. Nella ripresa la pressione del Lecce si è fatta ancora più continua e gli ospiti sono rimasti nella propria metà campo. Qualche episodio sul quale l'incerto arbitro Fucci di Salerno ha deciso di non decidere ha sollevato recriminazioni dei padroni di casa, ma poi gli anconetani hanno dimostrato di aver capito che la Serie A è un traguardo che si raggiunge buttando anche i palloni in tribuna ed hanno bloccato il risultato sullo 0-0, che testimonia anche come non ci sia tanta differenza tra l'Ancona prima in classifica e il Lecce che lotta per non retrocedere, come conviene anche Bigon, mentre Moriero spera in una riduzione degli errori per arrivare alla salvezza. Bigon, non c'era poi tanta differenza fra l'Ancona prima in classifica e il Lecce l'ultimo? Ma io mi auguro che questa sua considerazione sia valida, anche che sottoscritto abbastanza soddisfatto per come i ragazzi sono mossi in campo per tutto l'arco della partita, a parte il primo quarto d'ora. Ci siamo confrontati con Udinese e Ancona in queste due partite casalinghe, abbiamo giocato diciamo alla pari, questo mi fa ben sperare per il futuro. Sta crescendo comunque il Lecce? Ma sì, se continua così direi di sì. Ci vorranno ancora molti punti per evitare questa retrocessione? Ce ne vorranno moltissimi, anche perché mancano ancora 8 partite se non sbaglio. Non bisogna sbagliare perché poi non abbiamo tempo sicuramente per recuperare.